Compagna. Onorevole Follani, se non si dovesse riuscire a rimettere in piedi il piantapartito, a suo giudizio le elezioni politiche anticipate diverrebbero inevitabili o ci sarebbe invece la possibilità di esplorare e di prendere in considerazione altre soluzioni? Noi vogliamo arrivare alla ricostituzione di una maggioranza parlamentare e di un governo che possa procedere con continuità, con sicurezza, avendo come obiettivo quello di realizzare i programmi che si concordano e di dare svolgimento normale e proficuo alla legislatura. Noi ci muoviamo con risolutezza, in modo coerente per raggiungere questo obiettivo e nella fase attuale certamente non possiamo prevedere ipotesi alternative rispetto a questo obiettivo che ci siamo proposti e che vogliamo perseguire, se necessario, con grande pazienza, con ostinazione, ma crediamo che oggi l'Italia non chieda elezioni anticipate. Non chieda un lungo periodo di incertezza, di precarietà, di ingovernabilità. La esigenza primaria che noi avvertiamo nella società e nell'opinione pubblica è la esigenza di governo e quindi lavoriamo per raggiungere questo risultato. Quindi esclude soluzioni di attesa di tipo balneare, ponte, ok, nel caso non si riuscisse a ricostituire la maggioranza? Noi perseguiremo l'obiettivo del governo stabile che possa operare con sicurezza e con efficacia. D'Amato. Beh, torniamo a un problema concreto che non è soltanto italiano, purtroppo non è soltanto europeo ma mondiale, la lotta alla droga. Abbiamo parlato prima della criminalità, ma la droga non è meno pericolosa della criminalità comune o organizzata. Per quale motivo, onorevole, questo disegno di legge del governo De Mita per intensificare la lotta alla droga ha segnato il passo così a lungo al Senato, con proposte di modifica che sono venute anche dal gruppo democristiano? La segreteria del partito intende prendere delle iniziative per riattivare il cammino di questa legge e farlo concludere il più rapidamente possibile o lascerà che le cose vadano avanti così? No. Se non fosse intervenuta la crisi di governo, probabilmente già questo problema sarebbe stato affrontato in sede parlamentare e probabilmente risolto, perché la proposta di iniziativa parlamentare che è intervenuta al Senato da parte del nostro gruppo non è in contraddizione con la proposta del governo. Mira ad approfondirla e a renderla, se possibile, più efficace. Ma se questa iniziativa parlamentare dovesse intralciare, dovesse ostacolare la iniziativa del governo, i senatori della Democrazia Cristiana sono pronti a ritirarla. Noi siamo d'accordo con la proposta del governo. Ma è noto che quando c'è una proposta di governo è sempre possibile in sede parlamentare migliorarla, quindi queste erano le intenzioni, i propositi del nostro gruppo. Non vogliamo certamente rallentare il corso di una legge che reputiamo comunque utile ai fini di una lotta efficace alla piaga della droga. Locke. Io insisto sul ritorno alla mia domanda precedente. Onorevole Follani, non mi sembra che poi i risultati della Democrazia Cristiana in Sardegna siano trionfali rispetto alle ultime consultazioni politiche. La Democrazia Cristiana conserva appena la sua percentuale di voti. Ha aumentato o no i seggi nel Consiglio regionale? Ha aumentato di 2 seggi nel Consiglio regionale rispetto a 5 anni fa. Infatti, dopo essere stata all'opposizione per 5 anni. Dopo essere stata all'opposizione per 5 anni, cosa significa, pur essendo al lei? Governo nazionale. Ma io pongo questa domanda soprattutto perché mi interessa avere da lei una risposta sui rapporti che ci saranno in futuro, pensando sempre all'Europa, tra un'Europa unita, lo Stato e le regioni. E le spiego perché, qual è almeno il senso della mia domanda, perché un po' brevissimamente, io sono molto... Guarda, è già scaduto il tempo da un pezzo, eh?
E così scade ancora a questo punto. Beh, coraggio. Voglio dire che in realtà la Democrazia Cristiana all'opposizione in Sardegna ha goduto sempre dell'appoggio del governo centrale in molti modi, e io vorrei che lei prefigurasse quale potrebbe essere un ideale sistema di rapporti tra un'Europa unita, i governi nazionali e le autonomie regionali. Beh, io credo che la Unione Europea, ripeto quello che ho detto prima, un processo di integrazione europea che avesse le sue connotazioni non soltanto sul piano dell'economia o dei rapporti commerciali, ma anche in una sovranazionalità di istituzioni parlamentari e di governo, coerentemente valorizzerebbe le diverse autonomie regionali, cioè le caratteristiche, le peculiarità delle varie zone. L'Europa, così come noi l'abbiamo immaginata, come è stata immaginata nel disegno di De Gasperi, di Adenauer, di Schumann, e come è stata progressivamente, e come viene progressivamente realizzata per l'apporto delle diverse forze democratiche e certamente per l'apporto importante, centrale dei partiti di ispirazione cristiana, è una Europa che non annulla le diverse culture, che non mortifica la originalità delle diverse aree, ma che anzi le valorizza e le vuole concorrenti ad un patrimonio comune. In questo senso credo che non ci siano rischi per le autonomie regionali, ma credo che sia questa l'opinione anche dei movimenti autonomisti nelle diverse regioni. Questa è una convinzione molto diffusa. Quanto alla Sardegna, le vorrei far rilevare che se non avessimo avuto una certa defiance, diciamo, che ancora non so spiegare, e sulla quale porteremo la nostra attenzione, in una provincia, in provincia di Nuoro, il successo della Democrazia Cristiana sarebbe stato assai rilevante, non solo a fronte delle precedenti regionali, ma anche a fronte delle ultime elezioni politiche. Ma la defiance c'è stata. Sta di fatto che la Democrazia Cristiana è di gran lunga il partito di maggioranza relativa nell'isola, quello cioè che ha la maggiore capacità rappresentativa della società sarda e dei problemi della Sardegna, e quindi questo dovrebbe pure significare qualcosa. Andiamo in un'altra isola, la Sicilia, Giovanni Pepi. Sì, ma io allungo lo sguardo in Europa. Ci sono delle interessanti statistiche. Siciliana. È vero, anche se molti lo dimenticano, per la verità. Stavo dicendo che nella la CEA ha di recente reso pubbliche alcune statistiche interessanti, per cui l'Italia, che è, come lei ha ricordato, ai primi posti nello sviluppo industriale, è però agli ultimi posti per i servizi pubblici, sia sotto il profilo del costo sopportato dagli utenti, sia sotto il profilo dell'efficienza. In Italia da tempo c'è chi sostiene che l'efficienza sarebbe maggiore e il costo dei servizi pubblici sarebbe minore se ci fosse un coinvolgimento degli imprenditori privati nella loro gestione. Qual è il suo giudizio su questa tesi e quali sono le iniziative conseguenti? È una discussione aperta. Io ricordo che questa discussione fu assai vivace e approfondita anche attorno al ruolo delle partecipazioni statali e quindi la mano pubblica nell'economia. Sta di fatto che in alcune aree del paese dove le possibilità di profitto e di remunerazione all'investimento dei capitali sono meno immediate e meno sicure, se non fosse intervenuto lo Stato probabilmente non si sarebbe fatto nulla e queste realtà sarebbero rimaste contrassegnate soprattutto dalla depressione e dalla miseria. Non che i problemi siano stati risolti, ma queste realtà sono oggi in movimento. Non riescono a recuperare la distanza, il divario con le aree più industrializzate, più avanzate del paese, ma sono anch'esse in movimento su una linea dinamica che è di progresso.
di crescita dei livelli medi di consumo, di benessere. L'Italia ha certamente problemi più complessi, più difficili rispetto agli altri paesi, per venire al tema dei servizi pubblici essenziali, dalle poste.